Non solo Piazzetta, c'è più Piacenza di quanto si possa credere a Milano Expo 2015. Il padiglione degli Stati Uniti, quello dell'Azerbaigian e anche quello dei Lions Club sono infatti stati realizzati anche con il contributo della Fabric Image, che ha sede a Casoni di Gariga. Il titolare general manager Daniele Badini ha come socio uno studio americano, che si è dunque appoggiato alla filiale italiana per alcune importanti opere di allestimento. Il progetto per il padiglione Stati Uniti nasce principalmente da una collaborazione che abbiamo con un'agenzia di Milano che ha preso parte alla progettazione di tutto ciò che è l'allestimento interno. Collaborando con loro da diversi anni ci hanno affidato la costruzione e l'ingegnerizzazione di tutta la parte cosiddetta cinema che rappresenta il piano interrato del padiglione e è formata da 12 grandi schermi che hanno dimensioni medie dei 3x10 metri progettati, costruiti con una modalità che consente una visione principalmente con effetto tridimensionale. È stata un'opera difficoltosa sia dal punto di vista progettuale che costruttivo, in quanto comunque particolarmente complessa dovuta alle forme che si sono dovute realizzare. Chiaramente Expo si è rappresentato delle problematiche aggiuntive a quanto normalmente ci troviamo a far fronte in fase di installazione dovuti in funzione delle modalità e delle tempistiche obbligate diciamo, dall'ente organizzatore, però tutto si è svolto secondo i programmi e abbiamo consegnato esattamente nei tempi previsti. C'è ovviamente grande orgoglio per fare in qualche modo parte, essere un piccolo tassello dell'esposizione universale. Sì, assolutamente sì, siamo orgogliosi sicuramente di quest'opera e anche di aver comunque contribuito alla realizzazione del padiglione Azerbaigian, che è giudicato da molti uno dei più belli sia dal punto di vista architettonico che tecnologico. E abbiamo poi anche realizzato l'allestimento per l'associazione Lions che si trova in Cascina Triulza. Una realtà in crescita e che fa lavorare tantissimi giovani. Sì, al momento siamo circa una trentina di persone, in maggior parte giovani, è un'azienda ancora quindi molto fresca, molto giovane, e contiamo di crescere ulteriormente e quindi di aumentare la nostra presenza sul territorio con personale locale. C'è in qualche modo una connessione ad esempio con la facoltà di architettura della nostra città? In realtà con la Facoltà di Architettura di Piacenza non abbiamo ancora fatto grandi cose a livello di collaborazione, mentre abbiamo già una collaborazione attiva con la Facoltà di Architettura di Milano. Quindi uno dei nostri obiettivi è sicuramente quello di iniziare anche un rapporto più continuativo e approfondito con la Facoltà di Architettura di Piacenza.